Buonasera, una giornata scandita ancora dalle polemiche politiche dopo che ieri sera, dopo il nostro telegiornale, la Corte Costituzionale aveva diffuso le motivazioni della sua clamorosa sentenza che aveva messo in mora il cosiddetto Porcellum, la legge elettorale con cui sono stati eletti tre parlamenti, compreso quello ancora in carica. Ovviamente è cominciato il braccio di ferro tra le forze politiche su come e quando cambiare la legge, fare quella nuova. E ci sono oggi forti frizioni ancora una volta tra Renzi e Alfano. Il nuovo centrodestra vorrebbe cambiare il Senato ma non abolirne l'elettività, cioè non abolire del tutto il fatto che si debba votare per eleggere nuovi senatori, che è invece quello che vuole Renzi. Un clamoroso passo indietro, ha definito il segretario del Partito Democratico, ma è evidente che su questo si impianta ancora tutta la polemica tra le forze politiche della maggioranza. E Renzi ha detto staremo insieme al centrodestra finché non sarà fatto lo ius soli e la legge per le unioni civili, che sono proprio i due argomenti su cui massimamente il nuovo centrodestra non ci sente. Poi pomo della discordia ulteriore tra i due partiti che sono l'asse della maggioranza di governo, il caso De Girolamo, ancora una volta si fa aspra la polemica, depositati anche i nuovi atti con tutte le trascrizioni che sono alla base della polemica politica, e il PD ha già fatto sapere che aspetta al varco il ministro per le spiegazioni dovute in aula, dopodiché prenderà le sue decisioni. Renzi dice spetta Letta sbrogliare la matassa, ma c'è da parte della forza che era di maggioranza e ora di opposizione, Forza Italia, anche una novità. Berlusconi sembra per il momento temporeggiare, forse soprassedere alla nomina di quello che era considerato il suo nuovo delfino, il direttore del TG4 Toti, dopo la forte e dura intervista al Corriere della Sera di Fitto, che era uno degli aspiranti probabilmente al ruolo di numero uno e che sicuramente è stato il capofila nella lotta contro i moderati di Alfano, che dice che è un errore, è una nomina simile, e pregava il Cavaliere di ripensarci e chiedeva agli altri esponenti di spicco del partito di uscire allo scoperto su questo argomento. Ma poi c'è la durissima polemica ancora una volta tra la Lega e il Ministro per l'Integrazione Chieng. Il giornale della Lega, La Padania, pubblica tutti gli appuntamenti pubblici dei prossimi giorni della Chieng, un chiaro invito ad andarla a contestare per i militanti leghisti. Scoppia la bagarre e la Chieng scimmiotta una frase di Renzi, Fassina chi, e dice Padania chi, e ulteriori polemiche come potete immaginare. Poi andiamo a vedere quello che succede per un altro scandalo, quello delle spese regionali, un arresto clamoroso in Liguria, ma altrettanto clamorosi sono gli avvisi di garanzia a 83 deputati regionali della scorsa legislatura in Sicilia. Tra questi c'è anche Faraone, da poco entrato nella segreteria del PD renziano. E poi c'è Hollande, c'è tanto, ci sono i titoli tra 30 secondi. Dopo le motivazioni della Corte Costituzionale sulla bocciatura del Porcellum e scontro tra Renzi e Alfano, il nuovo centrodestra rilancia il nuovo turno modello sindaci e insiste nel mantenere il Senato, anche se ridotto nei numeri. Il segretario PD respinge al mittente la proposta e parla di clamoroso passo indietro proprio sul Senato, che vuole abolire. Se non hanno intenzione di fare le riforme, attacca Renzi, lo dicano subito. E al centro c'è anche il caso De Girolamo, Renzi su Twitter prudente, tocca al Premier Letta decidere del destino dei ministri, ma poi cita il caso della Idem, lei si è dimessa con uno stile ben diverso, la ministra spieghi in Parlamento, su quel che dirà il PD deciderà. Il PD presenta intanto un'iniziativa parlamentare sul caso, l'udienza del riesame sulle mazzette nella ASL di Benevento, nuovi atti e le registrazioni abusive sulla ministra che nel frattempo dà mandato agli avvocati, violata la mia privacy. Sul nuovo coordinatore di Forza Italia, Berlusconi temporeggia per mediare con la vecchia guardia. Mai pensato una persona sola al comando, dice di fronte ai mormori dei generali. L'invita ad accogliere senza timori l'ascesa di Toti, direttore Mediaset designato al vertice del partito. Valorizzerò tutti, ma apriamo le porte alle risorse nuove, dice il Cavaliere. Fitto avverte nulla contro Toti, ma è un errore mortificare un intero gruppo dirigente.
Qui Cécile Kyenge è il titolo della nuova rubrica inserita da oggi sul quotidiano leghista La Padania, in cui viene pubblicato l'elenco degli impegni pubblici settimanali della ministra per l'integrazione. Il PD commenta: decisione grave, ai limiti dell'intimidazione, mentre la ministra, a chi le chiede un commento, risponde: La Padania, chi? Soldi pubblici, spese private, dalla Liguria alla Sicilia, dove la Procura di Palermo ha indagato 83 deputati regionali per uso illecito dei fondi destinati ai gruppi parlamentari, tra di loro anche Davide Faraone, appena nominato da Renzi responsabile del welfare del PD. Finisce invece agli arresti domiciliari l'ex vicepresidente della giunta regionale ligure di Pietrista, Nicolò Scialfa, insieme a altri tre consiglieri del suo gruppo, avrebbe sottratto tra il 2010 e il 2012 170.000 euro dal conto del gruppo dell'Italia dei Valori. Il debito pubblico dell'Italia segna un nuovo record, 2.104 miliardi, 115 in più da gennaio a novembre 2013, ma con il dato di dicembre, grazie all'avanzo di bilancio previsto e ai minori interessi, la cifra complessiva sarebbe destinata a ridimensionarsi. Sempre in calo l'inflazione, che secondo l'Istat è crollata all'1,2%, dato minimo dal 2009. Hollande, presidente francese, in conferenza stampa con abilità e freddezza non risponde alle domande sulla sua vita privata, ma parla di momento doloroso e dice che darà una risposta sul ruolo della Premier Dame prima del suo viaggio negli Stati Uniti, l'11 di febbraio. Buonasera, non è mai diventata tanto quieta la situazione, ma adesso si infiamma ancora e poche ore dopo la decisione motivata ieri sera dalla Corte Costituzionale sul Porcellum. Si torna ad avere la legge elettorale al centro del quadrato e subito riesplode la polemica diretta tra Alfano e Renzi. Su legge elettorale riforme, subito scontro tra Matteo Renzi e Angelino Alfano. Il nuovo centrodestra rilancia il doppio turno modello sindaci, ma soprattutto insiste per mantenere un senato elettivo solo ridotto nei numeri. Il sindaco boccia senza appello. Mi pare un clamoroso passo indietro. Se non vogliono più fare le riforme, lo dicano subito, attacca, perché lui il senato lo vuole abolire, convertire in un'assemblea di sindaci e governatori. Idea forza su cui aggancia il destino delle riforme e della legislatura, temendo la melina degli alfaniani e non solo. Perché tutto resta possibile dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha motivato la bocciatura del Porcellum perché antidemocratico nel premio di maggioranza e nell'esproprio del diritto dei cittadini a scegliere i propri rappresentanti. Restano in campo tutte e tre le proposte del PD per la riforma elettorale, ma si potrebbe votare anche domani con un proporzionale puro, con preferenza, nel caso assicurando larghe intese a vita. Il pallino torna dunque nelle mani dei partiti che prima di due settimane, il 27 si va in aula alla Camera, dovrebbero concordare un testo base. E la mossa aspetta ancora Matteo Renzi, che nel suo gioco a tutto campo attende prima di tutto la risposta di Berlusconi, indeciso tra sistema spagnolo e Mattarellum, ma indeciso anche sull'insistere o meno per il voto a maggio. Trattativa aperta dunque, posizionamenti in corso. Il Movimento 5 Stelle annuncia una consultazione online sulla riforma elettorale. Scelta Civica propone un ircocervo tra Mattarellum e doppio turno. Il PD sceglie solo a condizione di portare a casa il risultato, altrimenti è tempo perso, spiega oggi Renzi, che sul dribblare la melina e fare le cose ha trovato anche un asse con Napolitano, saldato nell'incontro di ieri sera su legge elettorale e riforme, appunto. Di rimpasto, concetto vecchio e stantio, il segretario PD non vuole neppure sentire parlare. Se il Premier pensa che alcuni ministri non stiano andando bene, fa benissimo a cambiarli, aggiunge, come a chiarire che lui non si opporrà, ma non vuole metterci né la faccia né gli uomini. Per mantenere le mani libere, continuare il pressing su Palazzo Chigi ed evitare di restare impastoiato in vecchi riti, perché in fondo la finestra elettorale per votare a maggio in caso di fallimento non è ancora del tutto chiusa. Diciamo che dopo la sentenza della consulta è accostata, dice un ministro della minoranza PD. E la situazione è tesa e ha come ulteriore pomo della discordia anche la sorte politica, ben inteso, del ministro dell'Agricoltura, Nunzia De Girolamo. Però se Gaia Frutta, tu che faresti con i ministri, in questo momento la domanda va fatta al Presidente del Consiglio, che ne sono certo, non mancherà di prendere posizione in modo rapido. Sul caso De Girolamo, come per l'ipotesi di rimpasto di governo, Renzi rimanda la palla al Premier Letta.
tocca a lui decidere sul destino dei ministri. È evidente che può chiedere le sue opinioni ai partiti, ma la scelta dei collaboratori spetta al capo dell'esecutivo, spiega il segretario del PD, rispondendo in diretta alle domande via Twitter. Il Partito Democratico ha chiesto che il ministro vada in aula, racconti la sua versione. Nessuno fa dei processi, ancorché politici, in contumacia. Alla luce di quello che la De Girolamo dirà, il PD prenderà una posizione che sarà univoca, non ci sarà bisogno di mediare. Ma Renzi dà anche una stoccata alla titolare dell'agricoltura, nell'occhio del ciclone, per l'inchiesta sugli appalti dell'ASL di Benevento, che non la vede comunque indagata. Fa un confronto con l'ex ministro Idem, che abbandonò subito l'incarico per le polemiche sull'IMU della sua palestra abitazione. Effettivamente la Idem si è dimessa, mostrando uno stile profondamente diverso, dice. Dal PD è partito il pressing sulla ministra, perché al di là dei risvolti giudiziari imbarazzano quelle frasi decise e colorite pronunciate nella casa beneventana della De Girolamo nel 2012, quando era una parlamentare del PDL, e registrate di nascosto da uno dei partecipanti, oggi indagato, alle riunioni in cui si discuteva di gare e incarichi da favorire o ostacolare in base ad amicizie e appartenenze politiche. In serata sarà presentata un'interrogazione di alcuni deputati democratici con la richiesta di riferire nell'aula di Montecitorio, probabilmente venerdì. Il primo passo, perché l'obiettivo sono le dimissioni della De Girolamo, da ottenere senza il ricorso alla mozione di sfiducia. Se tutto è confermato, dice Gozzi, è meglio che lasci. A difendere la De Girolamo il suo partito, il Nuovo Centrodestra. Siamo alle vite degli altri, dice il ministro per le riforme Quagliariello, citando il film sulle intercettazioni della Stasi, la polizia segreta nella Germania Est comunista. Piena solidarietà nei confronti della De Girolamo, una barbarie politica, dice Formigoni, che però aggiunge, se le cose stanno così, il panorama che emerge dalle intercettazioni è spiacevole. Il ministro, dal canto suo, annuncia un esposto alla magistratura di Benevento e al garante per violazione delle norme sulla privacy per le registrazioni abusive e la loro divulgazione sulla stampa. E poco fa ha parlato anche il marito di Nunzia De Girolamo, che come sapete è Francesco Boccia, uno dei più autorevoli esponenti del Partito Democratico. Rispetto massimo, come sempre, per la magistratura. Mia moglie non è indagata e sono certo della sua correttezza. Poi ciascuno risponderà ai magistrati di ciò che ha fatto e detto. Parla quindi Boccia dell'evoluzione nel campo giudiziario della questione, non di quello politico, che evidentemente ipotizza non debba arrivare al dibattito in aula. E in tutto questo, come vedete, al centro dell'attenzione ci sono i due partiti che insieme a Scelta Civica e i Popolari Italiani fanno il governo, cioè PD soprattutto e Nuovo Centrodestra. E Forza Italia si ritrae dalle polemiche perché ha le prese con le sue questioni interne. Non ho mai pensato di nominare un coordinatore unico. A metà mattina una nota di Silvio Berlusconi prova a fermare l'insurrezione dei big di Forza Italia contro l'annunciata ascesa al vertice del partito di Giovanni Toti, direttore di TG4 e Studio Aperto, volto nuovo scelto dal Cavaliere per guidare il rilancio. Berlusconi rassicura la vecchia guardia promettendo che è sua intenzione valorizzare, scrive, tutta la classe dirigente che in questi anni e particolarmente negli ultimi mesi ha dimostrato di saper condurre straordinarie battaglie politiche, affiancandomi nelle fasi più drammatiche della vita politico-istituzionale del Paese. Ma il leader insiste sulla necessità del ricambio. Non dobbiamo avere timore di aprire le porte del nostro movimento alle risorse nuove che si affacciano e che vogliono dare il loro contributo al nostro rilancio in un momento di grande trasformazione della politica italiana. Un modo per dire che la nomina di Toti è solo rinviata in attesa di una soluzione condivisa con la vecchia guardia, magari un coordinamento allargato. Stamattina a mettere nero su bianco il malumore dei big era stato Raffaele Fitto, uno dei protagonisti principali come leader dei cosiddetti lealisti nelle settimane della diaspora degli alfaniani. Intervistato dal Corriere della Sera aveva avuto parole durissime contro la nomina di Toti. Sarebbe un errore politico grave mortificare un intero gruppo dirigente. Niente contro Toti, ma credo debba quantomeno dimostrare quale contributo possa dare a Forza Italia. Le parole di Fitto.
che assicura di avere dato voce ad un sentimento molto diffuso. Mi auguro che altri ora sostengano in pubblico quello che dicono in privato, dice Fitto, che comunque esclude una possibile scissione. Un altro là che non deve essere piaciuto al Cavaliere, tornato nel pomeriggio a Roma assieme allo stesso Toti, e che nonostante la nota, risposta diretta all'allarme di Fitto, non sembra affatto intenzionato a tornare indietro sulla sua scelta. Nel frattempo nel partito continua a regnare l'incertezza e anche la voglia di elezioni anticipate, secondo alcune voci interne in calo. Berlusconi non sarebbe più convinto della convenienza del voto in primavera, meglio aspettare. E nella confusione è quasi un caso la kermesse per celebrare i 20 anni della discesa in campo, il 26 gennaio, di cui si parla spesso, ma che al momento non sarebbe all'ordine del giorno.